Amici di Street, buonasera, bentrovati. Nuovo appuntamento con i nostri approfondimenti. Oggi siamo per strada per una motivazione importante. Vogliamo cercare di capire dove si spinge la passione. Questa sera a Street parleremo di calcio, parleremo di Catania. Siamo qui a San Gregorio, praticamente sulle alture della città metropolitana, perché c'è un importante appuntamento a cui siamo stati invitati. Allora, vedete alle mie spalle già si intravede Piazza dell'Immacolata, piazza centrale di San Gregorio, perché sono stati montati, è stato montato un palco, ci sono le bandiere del Catania, ma noi, ecco, con Street vogliamo capire come e dove arriva la tifoseria rossoazzurra, il cuore per una bandiera, per dei colori. Fin dove si spinge? Oggi sabato sera di luglio, eppure probabilmente questa sera ci sarà il pienone in piazza, anche perché sono invitati vecchie e nuove glorie della formazione rossoazzurra, anche addetti ai lavori, giornalisti, insomma, presentatori, tutti coloro che hanno dato qualcosa per la città di Catania e hanno veicolato tutto ciò che di positivo ci potesse essere quando si parla di calcio, quel calcio serio, quel calcio pulito. Ecco qui, ci avviciniamo alla piazza dove tra qualche minuto inizierà un importante incontro organizzato da una delle più antiche tifoserie, una delle più antiche rappresentanze di club che hanno nel cuore la formazione rossoazzurra. Cercheremo di capire da loro appunto che cosa si prova, che cosa si trasmette in virtù del fatto che per esempio il Catania di questi ultimi tempi non ha molto convinto, è rimasta in Serie C, retrocessa da una Serie A importantissima del passato con 9 anni di permanenza, una squadra che si è fatta conoscere, una tifoseria che è anche molto apprezzata. Bisogna anche considerare questo, per esempio, ed è fondamentale sottolinearlo, lo diciamo qui a Street e cercheremo di avere anche ovviamente dei contributi. Una tifoseria che in Serie C ha continuato a seguire i propri colori. Pensate che sugli spalti dell'Angelo Massimino, nelle partite anche poco importanti, c'erano quasi 20.000 spettatori. Quindi 20.000 cuori a pulsare e per accompagnare la formazione rossoazzurra verso quel traguardo che poi è sfumato ai playoff. Quest'anno la società ha cambiato, ha un direttore sportivo, sta rivoluzionando lo scacchiere di base della formazione e quindi le prospettive per tanta gente sono quelle che la formazione possa riuscire a fare il salto di categoria finalmente per regalare un sogno alla tifoseria rossoazzurra che non merita ovviamente di restare in Serie C. Ecco, noi ci stiamo avvicinando alla piazza e c'è, vedete, anche già gente sul palco che sta mettendo a posto le ultime bandiere per poter accogliere i premiati che saranno al centro dell'attenzione di questo importante momento che vede la tifoseria rossoazzurra riunita qui a San Gregorio. Vedete, questa è la piazza, là ci sono le sedie, c'è un'organizzazione capillare. C'è un'organizzazione capillare, la piazza chiaramente è ancora vuota perché si aspetta il pubblico e le persone che dovranno essere poi premiate intorno alle 20:30. Siamo in anticipo perché vogliamo raccogliere anche l'impressione così a freddo di coloro che stanno organizzando questa importante manifestazione. Manifestazione che vogliamo trasmettervi e raccontare perché riteniamo che anche a Street ci sia bisogno di entrare un po' nel merito di quelle che sono le appartenenze. Perché tanta gente di sabato sera di luglio viene qui in piazza San Gregorio per riguardare, riammirare i vecchi beniamini del passato e anche per poter apprezzare coloro che si stanno scommettendo per far sì che si possano avere risultati eccezionali. Vedete, noi siamo qua sul palco e mi avvicino così mentre sto registrando a uno degli organizzatori, Vito
Straguzzi, che qua è, lo saluto e lo ringrazio. Vito, io sto facendo uno speciale, no? Che andrà, sì, poi in onda a Sicilia 242, canale nazionale siciliano, perché vogliamo porci delle domande, no? A Street, questo è il titolo del nostro programma, vogliamo capire ma dove può spingersi l'amore per dei colori, per i colori rossi e azzurri. Allora, la passione è questa, per i colori rossi e azzurri si spinge oltre il confine, diciamo, perché tutto questo che stai vedendo qua lo facciamo per passione, a chi ha dato qualcosa di bello a Catania, ai colori rossi e azzurri, alla squadra del Catania si intende, e poi a chi ha portato lustro alla città di Catania e provincia, diciamo. Ecco, l'amore di, per la maglia porta Vito Straguzzi qui di sabato sera, col caldo che c'è presente, a sacrificarsi. Due mesi che per organizzare questa manifestazione con il rosso azzurro, siamo alla settima, è la passione, non lo so come dire, io questi colori qua ce l'ho nel sangue, perciò penso chi ha onorato la maglia, penso che, perché noi siamo, come diciamo noi a Catania, siamo macchia elefante. L'elefante passano 100 anni, non dimentica mai chi ha onorato, chi ha fatto del bene alla città, alla squadra, eccetera, eccetera. Praticamente non lo so cosa dire, noi siamo passionali, abbiamo il sangue rossazzurro, diciamo noi, perciò non lo so neanche io come ecco, dirlo. Possiamo dire tra l'altro che c'è molta gioventù, molti ragazzi, molti, certo, giovani che magari non hanno vissuto i momenti d'oro del Catania, però voi siete bravi a raccontare. Sì, gli abbiamo inculcato che ci deve essere solo Catania e la maglia, e la maglia, perciò ci inculchiamo noi queste cose qua perché debbono crescere facendo il biglietto, l'abbonamento per avere il supporto del Catania e insegnargli come si vive dentro uno stadio. Bene, quasi pronto, aspettiamo allora i protagonisti per questo premio, i vecchi calciatori che hanno, sì, indossato la maglia rosso-azzurra e tanti che, diciamo, hanno fatto da corollario alle gesta di questi, certo, importanti, certo, avvenimenti. Sì, difatti abbiamo due giocatori anni 90, diciamo, Pelosi e Mattei, che li abbiamo alloggiati e con i nostri sacrifici, facendo colletti, no? Grazie ai sponsor pure, li abbiamo alloggiati, c'è il biglietto pagato, tutte cose, perciò poi i forfetti che hanno fatto, praticamente ieri c'è stato un forfait, gli hacker hanno bloccato un sacco di aerei, difatti il Baiocco è stato bloccato, perciò ha avuto il dispiacere di accompagnare suo padre in ospedale, però è stato rimasto bloccato che il suo volo è stato cancellato. Allucinante, bisogna però amare la formazione. Sempre più avanti andiamo sempre, okay. Non ci ferma, nessuno ci ferma. Benissimo, noi siamo qui allora per fotografare questa realtà. Vedete, ancora ci sono le sedie con le poltroncine praticamente che sono dedicate agli ospiti che poi saliranno sul palco. Vedete anche qua le targhe che saranno consegnate a tutti coloro che hanno dato un contributo e che sono rimaste nel cuore, al di là di quello che può essere il ruolo in questa città per portare avanti i colori di Catania. E questo volevamo fotografare a Street, ora tra poco sentiremo anche altri per capire veramente e realmente come può la passione per una squadra portare qua sul palco ad organizzare questo importante incontro e soprattutto come si fa ad amare così tanto una squadra di calcio. Ecco, come anticipato, ascoltiamo proprio dai cuori rosso-azzurri, ecco perché si è qua e che cosa spinge a questa passione incredibile verso il Catania. È l'amore per lo sport, per il calcio e soprattutto per il calcio Catania. È un amore che entra nel cuore e non finisce mai, da piccoli, si inizia da piccoli e non si finisce mai di amare la propria squadra del cuore. Ma ci sono anche delle rinunce che si fanno? Sì, la famiglia e anche cose personali, tu rinunci a tutto per andare allo stadio, per vedere il Catania, per l'amore di questa squadra. Ecco, amore per questa squadra, e se deve raccontare un episodio che la contraddistingue, che la fa pensare, ma io forse sta cosa era meglio che non la facessi, ma l'ho fatta per amore per il Catania. Ma deve pensare che per il Catania io ho 70 anni, è a 70 anni che vado allo stadio. Quando c'era nella Cuffa Nord, lo zio Tino, quando c'erano i famosi gradoni di legno e noi piccolini andavamo là. Ci ho fatto il conto che io ho una vita che sono nello stadio e per il Catania me ne vado sempre a morire, finora,
perché quando io certe mi intervistano faccio il Catania per me e dopo la mia famiglia e basta, perché questo qua è quello che comanda, è il cuore. Faccio vedere il tatuaggio, questo eccolo comanda. Qui il tatuaggio, appunto, il Catania nel cuore tatuato sul braccio destro. Ma la famiglia che cosa dice di questa passione? È contraria, mia moglie è contraria, ma a me non mi interessa mia moglie, la voglio bene, la voglio... ma però il Catania non me lo deve toccare. Quindi a Catania confermiamo che per Catania conto, Catania, Sant'Agata e l'Etna? E l'Etna è quella la cosa particolare, Sant'Agata però è la prima, dopo c'è il Catania e però c'è anche la mia famiglia che è quella, è una cosa importante, però il Catania è la cosa più bella che c'è, perché con mio compare Vito, con Stracuzzi, noi eravamo piccolini. Cioè, sempre allo stadio. Mi fa piacere che io sono qua. Ho grazie. Lasciato la mia casa, la mia moglie, mi ha detto, ma dove vai? Già lei lo sa. Okay. Forza Catania. Forza Catania. Ciao, ciao. E allora, io voglio andare anche, ne approfitto perché qua il palco si è riempito anche da questa signora, non fugga. E allora, siccome abbiamo sentito i maschietti certo, appassionati del Catania, ecco, cosa la spinge a tifare Catania? La fede, sono nata a Catania, sono tifo Catania, quando mi dicevano, sono la figlia di Vito, pane e calcio, pane e Catania. Sono cresciuta a pane e calcio Catania, e così anche i miei figli ovviamente. Quindi. 17 anni fa mi sono sposata come oggi e le foto le ho fatte al Cibali, quindi la mia foto del matrimonio, quindi più passione di così. Ecco, questa è la passione rosso-azzurra che abbiamo fotografato già con queste prime testimonianze. Lo faremo nel corso della serata perché riprenderemo anche le fasi più importanti. Scendiamo dal palco e lasciamo a coloro che stanno praticamente facendo gli ultimi sforzi per far sì che questa serata possa essere una serata importante. Quindi con Stritta avete sentito questo, noi spesso ci occupiamo di problemi che riguardano la città, non solo di Catania ma un po' in tutta la Sicilia, e accettiamo ovviamente molto i vostri consigli, ma lo facciamo con lo spirito di servizio, e questo è un servizio perché vogliamo cercare proprio di capire per dove si può spingere la passione per una squadra di calcio. Ad essere qui di sabato sera, con il caldo chiaramente di questi ultimi giorni, però per vivere insieme dei momenti che poi sono di ricordo, perché chi è qui è sempre legato al calcio Catania. Avete sentito anche degli anni 90, immaginate che c'è stata una Serie A negli anni 60, ma c'è stata una Serie A negli ultimi tempi, una Serie A che è durata 9 anni e che ha portato anche a grandi soddisfazioni alla tifoseria rossazzurra, vittorie incredibili con squadre importanti che noi abbiamo anche fotografato e raccontato in passato. Ecco, vedete le bandiere, tutta la piazza dedicata al calcio Catania, e questa è la passione per i colori rosso-azzurri. Bene, noi ora stacchiamo, però ovviamente tra qualche istante torneremo ad ascoltare le voci dei protagonisti, di coloro che sono stati premiati e che saranno sul palco per abbracciare la città di Catania, ribadendo il concetto: che cosa fa scattare nel tifoso l'appartenenza, l'amore per una maglia? Perché vedete, noi siamo a Catania, stiamo fotografando la situazione di Catania, ma dovete anche immaginare che in tutte le città d'Italia ci sono delle bandiere, ci sono delle città, ci sono delle squadre, ci sono delle tifoserie, cambiano i colori, cambiano le bandiere, ma l'affetto e la partecipazione al tifo per il calcio, che è lo sport più seguito in assoluto, non ha termini di paragone con nessun'altra discipline sportive che comunque hanno momenti di grande successo e di grande partecipazione, come in questi tempi va molto di moda parlare di tennis grazie alle imprese di Sinner, Berrettini, insomma il gruppo La Paolini, il gruppo di atleti che stanno veramente facendo sì che tanti giovani si avvicinino al tennis. La stessa cosa possiamo dire anche con l'atletica leggera, lo sport nobile per eccellenza, l'atletica leggera che ha portato nuovamente tanta gente ad iscriversi, perché ci sono i grandi traguardi raggiunti da Timberi, da Jacobs, da altri atleti
a Iapichino, insomma, in varie discipline. Ecco, quegli sport sono sempre importanti, però raggiungono gli apici solo quando ci sono grandi risultati. Il calcio va avanti ormai in maniera eccezionale e non si cura nemmeno delle crisi, anche se le squadre magari non fanno degli ottimi campionati o non rispondono alle esigenze dei tifosi, bisogna dire invece che riescono. Il grande mondo del calcio continua a vivere con la Coppa dei Campioni, con la Coppa Europa, con la Coppa, con i mondiali, insomma è sempre molto seguita, anche perché ci sono squadre di grande spessore, di grande valenza, quelle squadre che lottano in Europa, che dimostrano anche di avere grandi società sportive. E allora continuiamo a parlare della passione, la passione per i colori della formazione rosso-azzurra. E prima chiedevo appunto, ci sono anche ovviamente dei sacrifici che devono fare, ci sono anche possibilmente delle scommesse e delle perdite per chi ama i colori rosso-azzurri, sono trasferte incredibili, c'è la voglia di essere sempre al massimino presenti in trasferta. Ecco, ma per parlare di passione, qui abbiamo incontrato in piazza l'assessore allo sport del comune di San Gregorio, proprio per dire, ma è l'epicentro del tifo rosso-azzurro San Gregorio? No, assolutamente, San Gregorio è un comune adiacente a Catania e si sente molto, è sentita molto il calcio Catania qui a San Gregorio. Secondo me è paragonabile a un quartiere di Catania, perché siamo proprio vicinissimi. La passione qui è molto sentita, non conosco, a parte i classici tifosi delle squadre di Serie A che ci sono ovunque, pure a Catania, oltre a queste squadre gli unici tifosi che abbiamo qui sono catanesi, non esistono tifosi di altre squadre. Qui ci sono molti elementi delle tifoserie catanesi tra le più nominate, infatti stasera l'evento sarà organizzato dalla Vecchia Guardia nella persona di Santi Murabito e Vito Straguzzi, che appena ci hanno chiesto come amministrazione di fare l'evento abbiamo subito accolto la loro richiesta, ma non solo perché sono assessore allo sport, ma in primis anche perché sono un tifoso del calcio Catania, non mi perdo neanche una partita da tanti anni e quindi per noi è un orgoglio. Ecco, Catania c'ha la sua tifoseria, una tifoseria calda, molto presente, molto partecipante, il fatto che ci siano 20.000 tifosi sugli spalti in Serie C la dice lunga, esatto, su quello che è il cuore rosso-azzurro, ma è un po' accade in tutta Italia, è proprio il pallone, il calcio che calamita l'attenzione di tutti gli amanti dello sport. Sì, sono d'accordo, però in particolar modo Catania tra le piazze, tra le squadre di Serie C, di Lega Pro, è tra le più calorose. Infatti secondo me noi meritiamo altri scenari. Mi dispiace che questi anni siamo in questo limbo e mi auguro che con la nuova presidenza a breve possiamo fare il passetto in avanti. Questa è la speranza mia e di tutti i tifosi. Quindi siete particolarmente soddisfatti sul fatto che Pellighera sta creando un club veramente importante, anche con gli acquisti di quest'anno, facendo tesoro sugli errori del passato? Sì, infatti la stagione per noi non è finita a campionato ultimato, ma è continuata, perché siamo sempre interessati e seguiamo sempre le varie dinamiche del calcio Catania, perché speriamo in un rafforzamento che sta avvenendo sulla carta, ma poi con i fatti vogliamo vedere e speriamo di vedere che i risultati verranno. Bene, siamo con una vecchia conoscenza, è stato nostro ospite in un altro contesto, ma ora è qui perché ci parlerà della passione rosso-azzurra. Lui ha un'associazione che si chiama proprio Catania Rosso-Azzurra, però ecco, voglio dire all'avvocato Ingrassia, ma da che cosa parte questa passione così viscerale, di cuore, di testa, di non so che cosa, verso i colori rosso-azzurri? Il calcio e lo sport in generale trascina, affascina. Da piccoli siamo cresciuti, siamo abituati a nutrirci, diciamo, di calcio, diciamo di sport in generale, perché il calcio è trainante, però dico, altri sport che certamente i minori non possono essere chiamati sono altrettanto trainanti. È una passione che ci coinvolge, una passione che ci trascina. Una passione che
ci fa dimenticare anche che stiamo invecchiando. Tu poco fa dicevi vecchia conoscenza, ma il termine è stato più esatto, però quando parlo di calcio, quando vado allo stadio, quando mi entusiasmo, quando soffro, quando gioisco, perché lo sport è anche gioia per la vittoria, sofferenza per la sconfitta, a parte l'aspetto sociale, il fenomeno sociale, per cui il calcio ci fa restare giovani. Ecco, ma al di là della gioventù, la cosa che voglio dire deve essere un po' analizzata è come il calcio riesca a far dimenticare tutto, non solo la questione della giovinezza, ma anche, che so, i partiti, perché abbiamo assistito a una partita fatta da politici di destra, sinistra, centro, sopra, sotto, che si abbracciavano, si sbaciucchiavano quasi, cioè dire... Ma perché diventa denominatore comune, quindi il calcio è anche questo di miracoloso, che nel mentre divide per la passione contrastante e variativa, poi nel momento in cui ci si trova, dico, unisce. Certo, l'esperienza dei nostri politici che hanno giocato al calcio abbracciandosi fra di loro, dimenticando forse le beghe più importanti, anche questo è significativo. Per non parlare delle mille barzellette, delle mille situazioni, ricordo un film bellissimo con Gassman, se non vado errato, una famiglia disastrata, con tanti mille problemi, arrivò allo stadio e dimenticò tutto. Questo la dice lunga sul fatto che spesso anche noi come cronisti cerchiamo di cogliere, diciamo di raccogliere e di capire, e certe volte ci scappa anche il sorriso, diciamo, ma guarda un po', perché spesso si vedono anche delle caricature, si vedono anche soggetti che danno la vita per il pallone, per il calcio, e tanti sono anche morti per il calcio, drammaticamente potremmo dire. Sì, quello è un aspetto veramente drammatico, perché vabbè, per non andare lontano senza retorica, Angelo Massimino, dico, non è che il collegamento è stretto, però tornava da Palermo, era un periodo drammaticamente difficile per la radiazione che avevamo subito, lungo la strada il ritorno, anche se collegare il tutto diventa difficile, però diventa anche romantico, se per lo dire, Massimino perse la vita anche per il calcio, se vogliamo collegarlo. Ecco, possiamo dire anche, avvocato, che il calcio abbatte le differenze, abbatte proprio, tutti sono uguali, quando si parla di calcio tutti sono uguali. Quando si parla di calcio tutti siamo uguali, perché il calcio, vabbè, è un ossimoro, divide ed affratella, io non so se divide ed affratella, se questo è il calcio. Il miracolo del calcio, il miracolo dello sport. Gioia è la sofferenza della vittoria e della sconfitta. Quindi la passione per il calcio, per i colori rosso-azzurri, per la città di Catania calamita l'attenzione poi anche di tanti che non si occupano di calcio, si occupano di altri sport, hanno risultati eccezionali, incredibili, importanti, però sono qui di sabato sera per il Catania. Ma è un piacere, è tutto quello che succede intorno alla città di Catania, per me è un onore, e quindi grazie per essere stata invitata e sono felice di ricevere questo premio. Tania, tu rappresenti lo sport d'élite per questa città, perché hai raggiunto obiettivi incredibili e continui a perseverare. Sì, siamo delle pazze, no, a parte gli scherzi, è un piacere e un onore. Sappiamo che siamo molto fortunate e quindi... abbiamo una grande responsabilità nei confronti di questa città, ma soprattutto, ripeto, siamo fortunate e quindi è sempre un piacere. Ecco, secondo te, da donna di sport, ecco, il calcio che diventa l'epicentro praticamente, no? Il centro dello sport in senso, riesce anche a mettere d'accordo pensieri diversi, di persone diverse, con prospettive diverse, abbatte praticamente le barriere, le barricate. Ma tecnicamente è lo sport in generale che fa questa cosa, è per questo che sono, ripeto, molto felice di poter far parte di questo mondo, di continuare a far parte di questo mondo anche se non è più quello giocato, e quindi, ripeto, forse dovremmo essere l'esempio e speriamo di continuare ad esserlo. I tifosi sono sempre qui a osannarvi comunque. Ma grazie, perché senza di loro non potremmo esserci. Grazie e complimenti. Grazie a te. Questo è lo spettacolo che diamo noi nelle curve.
Avvocato Ingrassia, dedicato a lei.